Villareale ovviamente è la punta di diamante di tutto il sistema dei beni culturali della provincia di Monza e Brianza, ma la provincia ha un patrimonio ricco, articolato, e l'amministrazione provinciale da anni è impegnata per valorizzarlo, renderlo visibile e presentarlo. Quindi questa è l'occasione per lanciare un'altra volta questo spettacolo di beni culturali, che sono appunto i beni culturali della provincia di Monza e Brianza. Sono qui al tavolo il presidente Dario Allevi, l'assessore alla cultura Enrico Elli e il funzionario Giampiero Bocca, e vi daranno tutte le illustrazioni e le informazioni necessarie oltre alle, diciamo così, le valutazioni su questa nuova edizione. Il Aperto in Brianza, che è una manifestazione che sta avendo un successo straordinario e crescente anno dopo anno, dopo diamo, come si suol dire, qualche numero, e finirà poi il 20 settembre con un altro evento di carattere internazionale, anche qui sportivo, che vedrà la città di Monza ospitare i campionati europei femminili di pallavolo al palazzetto dello sport. Per cui devo dire che non ci siamo fatti mancare nulla, per cui abbiamo tutta una serie di iniziative che vanno a coprire tutti i gusti di tutte le età, sportivo, culturale, storico, artistico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto, molto bello tutto questo, perché dimostra quanto questo territorio sia ricco di iniziative, sia anche ricco di bellezze da poter poi far vedere, rendere fruibili a tutti i visitatori che approfitteranno di questa nona edizione di Ville Aperte in Brianza. Nona edizione sempre più ricca, devo dire che questo è proprio il leitmotiv della manifestazione. Ogni anno si amplia il menù delle ville, delle dimore, delle chiese, dei conventi, degli oratori sparsi qua e là nei 55 comuni. Quest'anno abbiamo veramente toccato dei numeri record, se è vero che sono oltre 70 i siti visitabili nella giornata di domenica 25 settembre. Questa iniziativa è patrocinata dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Touring Club Italiano, dal FAI, da Regione Lombardia con l'Associazione Interessi Metropolitani Italia Nostra e dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. E chicca, per il secondo anno consecutivo Ville Aperte riceve un importantissimo e straordinario riconoscimento dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, riconoscimento che è questa bellissima medaglia d'oro che faccio vedere a tutti voi, che è appena arrivata in provincia, medaglia d'oro con scritto appunto il Presidente della Repubblica Italiana, alla nona edizione della rassegna Ville Aperte in Brianza, territorio della provincia di Monza della Brianza, 25 settembre 2011. Questo è sicuramente un valore aggiunto per il secondo anno consecutivo a questa straordinaria manifestazione. Perché dico straordinaria manifestazione? Perché lo testimoniano e lo confermano i numeri. L'anno scorso, pensate che nella giornata di apertura appunto dell'edizione del 2010 sono stati oltre 19.000 i visitatori che hanno affollato le ville, e si sono iscritti ben diverse settimane prima all'evento. Quindi stiamo parlando di un evento, tanto per intenderci, che rispetto ai numeri che la domenica ha l'Autodromo di Monza durante il Gran Premio d'Italia, si parla di un quarto, di un quinto del Gran Premio d'Italia, tanto per essere chiari, di arrivano 80-90 mila persone, qui 20 mila. Per cui sono numeri veramente, veramente straordinari, sono numeri che confermano quanta voglia ci sia da parte della gente di arte, di cultura, di manifestazioni. Quindi, perché poi ci saranno tutti degli eventi collaterali in questi oltre 70 siti, concerti, mostre e quant'altro. Per cui c'è molta attesa, c'è molta voglia di vivere queste giornate, quindi è molto bello che la provincia di Monza e della Brianza da anni si faccia portavoce di questa esigenza e investa anche risorse importanti, che lo diventano ancora di più in un momento in cui, diciamo, gli enti locali hanno spesso molti problemi economici, e nella nostra
fattispecie siamo anche abbastanza bersagliati dall'utilità o meno dell'istituzione provincia. Noi andiamo avanti a lavorare, questa battaglia ci interessa poco, ci interessa molto e la combatteremo fino in fondo, ma cercando col lavoro e con la serietà di dare le risposte, di far capire anche ai più scettici di quanto sia importante invece un'istituzione intermedia tra comuni e regione, qual è la provincia, perché è l'unico modo che conosciamo di dare delle risposte concrete ai nostri 850.000 cittadini. Noi vorremmo che diventasse un qualcosa che in quasi tutti i periodi dell'anno la gente possa fruire di queste straordinarie bellezze, anche perché hanno delle ricadute altrettanto importanti e altrettanto straordinarie da un punto di vista economico nella voce indotto, perché questa è un'altra cosa che ci sta particolarmente a cuore. Poi ci piacerebbe fare uno studio sull'indotto che una manifestazione del genere porta sul territorio, quindi perché no, magari chiederemo alla Camera di Commercio se potrà darci dei numeri dopo l'edizione del 2011, perché se la matematica non è un'opinione, se 80.000 persone che vengono la domenica, la seconda domenica di settembre al nostro autodromo portano un indotto tra i 60 e gli 80 milioni di euro, 20.000 persone, si fa presto a fare i conti. Però questo sicuramente chiederemo alla Camera di Commercio di potercelo approfondire e sicuramente dare dei dati che diventino assolutamente incontrovertibili. Per cui è molto importante, noi sul turismo ci crediamo, sul turismo e sulla cultura, con l'assessore Elli che dal primo giorno ha fatto un lavoro straordinario. Siamo andati spesso contro tendenza, nel interpretare il nostro mandato in maniera un po' diversa da come spesso viene fatto in questo paese, cioè mi spiego meglio, noi abbiamo pensato che il settore cultura sia un settore assolutamente da potenziare e da potergli dare maggiori risorse. Oggi siamo qui a farla la conferenza stampa in questa straordinaria cornice della Villa Reale per due motivi essenzialmente. Uno, perché è la prima volta che presentiamo Villa Aperte quando la provincia è entrata nel consorzio della Villa Reale, per cui noi siamo entrati nel consorzio della Villa Reale nel dicembre scorso, e quindi questa è la prima edizione che ci vede partecipi insieme al Comune di Monza, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano e al Ministero dei Beni Culturali, oltre che alla Camera di Commercio, in questa sfida, in questa partita che noi riteniamo un po' la madre di tutte le partite, che è quella appunto di cercare tutti insieme, pubblico e privato, di trovare le risorse indispensabili per il completo recupero di questo straordinario gioiello che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio. Questo gioco di squadra ha già prodotto molto, perché a fine anno partiranno i lavori per il restauro del corpo centrale della Villa Reale, stiamo parlando di 26 milioni di euro, cosa che la Villa Reale non ha mai visto negli ultimi 50 anni, 52 più o meno miliardi di vecchie lire, ne servono molti di più per recuperarla tutta, secondo un'idea e un progetto dell'architetto Carbonara di qualche anno fa, ma diciamo che noi siamo convinti di essere sulla strada giusta e quindi di creare con il primo lotto poi tutto l'interesse e tutte le attenzioni che la Villa Reale può far scaturire anche verso il privato e l'imprenditore, per cui l'importante era partire e siamo partiti, questo anche col nostro contributo, per cui ci sembrava giusto omaggiare i nostri soci all'interno del consorzio con una presenza nostra in questa giornata proprio in una delle bellissime sale della Villa Reale che una volta recuperata può diventare veramente il più importante attrattore turistico non solo di Monza, non solo della provincia di Monza e Brianza, non solo della regione Lombardia, ma io direi di tutto il nord Italia, per non dire di tutto il paese. Ci sarà in esclusiva la possibilità per tutti i visitatori, quindi per tutti coloro in possesso del biglietto, di provare questo nuovo servizio che si chiama bike sharing elettrico,
che sarà avviato proprio grazie alla provincia in via sperimentale nel Vimercatese, anzi proprio a Vimercate. Per cui è importante questo, perché vogliamo incominciare a far conoscere questo nuovo mezzo elettrico non inquinante, non impattante, soprattutto per l'ultimo chilometro, cioè per raggiungere i posti dove il mezzo pubblico non riesce a raggiungerlo, ed è importante quindi lanciarlo in una giornata dove si prevedono tantissime persone che verranno ad affollare le nostre città. Sempre legato a questo quindi tema della mobilità sostenibile, proprio per questa edizione abbiamo anche istituito tre itinerari ciclabili sostenibili che collegano alcuni di questi 70 siti pensati e costruiti proprio ad hoc per questa manifestazione, per cui il primo sarà lungo il Lambro e toccherà i comuni di Triuggio, Garate e Verano, il secondo sarà nel Vimercatese, interesserà i comuni di Agrate, Vimercate ed Arcole, e il terzo sarà invece lungo il Parco delle Groane e riguarderà i comuni di Limbiate, Cesano Maderno ed Esio. Ultima cosa, un ringraziamento alla società APNET, perché proprio quest'anno il programma di Ville Aperte sarà scaricabile anche da iMonza Brianza, quindi per avvicinare anche i più giovani con i loro strumenti, il loro linguaggio a questa manifestazione. Per cui ci sarà questa prima guida multimediale dedicata ai 55 comuni della Brianza via smartphone. La manifestazione si può svolgere con sempre miglior penetrazione del territorio, con la partecipazione attiva dei comuni. Noi abbiamo recentemente chiuso un convegno con l'Università d'Etea Cesano, della splendida villa di Cesano, che fa parte di questo circuito di ville di delizia che costellano la Brianza, un incontro di studi di tre giorni con l'Europa, quindi c'era il professore da tutta Europa, c'era la Commissione Europea, alcuni parlamentari della Commissione Europea presenti, compreso la Presidente della Commissione Ambiente francese. E lì abbiamo trattato il tema, il ruolo degli enti locali e la Convenzione Europea sul Paesaggio. Perché lo cito? Perché fa parte di una tematica, la valorizzazione del paesaggio e la sensibilizzazione di tutto il territorio rispetto a questo tema profondo. Ville Aperte si inserisce perfettamente in questa tematica, il paesaggio come risorsa e non come qualche cosa che va distrutto oppure visto solo dal punto di vista commerciale. E voi sapete tutti che la Brianza è stata costruita con circa il 75% del territorio consumato, quindi abbiamo pochi spazi. E tocca a noi, tocca agli amministratori, e l'invito pressante che è uscito anche da questo convegno, che è stato molto apprezzato dall'Europa proprio perché era rivolto agli amministratori, perché l'obiettivo del convegno, così come di queste manifestazioni, è quello di diffondere una cultura di valorizzazione, di rispetto del paesaggio, visto come risorsa anche turistico ovviamente, e solo se sapremo valorizzarlo bene noi avremo tutto da guadagnare, noi come territorio, sia come qualità della vita interna, sia come attrattività. Per questo quanto diceva il Presidente prima, la nostra struttura, perché non pensarla come un piccolo Brianza Shire? Io credo che abbiamo tutte le caratteristiche per averlo. I siti che sono presenti qui dentro, questi 33 siti, sono veramente splendidi, e lentamente ma stiamo riuscendo insieme all'amministrazione a valorizzarle. Il nostro obiettivo è quello di avere un percorso di ville di delizia che stiamo disegnando, il Presidente ha detto il distretto culturale voluto, lì c'è un progetto che ormai è consolidato e sta proseguendo. Abbiamo poi un altro progetto che anche questo è quasi alla conclusione, e che entra ovviamente nel raccordo delle ville di delizia e del distretto culturale voluto, che riguardano altre due ville della nostra provincia e due ville di Milano. Sono l'insieme di tutto questo, quello che abbiamo come obiettivo è quello di fare un percorso turistico, ma culturale soprattutto, e che quindi diventa un'attrazione turistica all'interno delle nostre eccellenze. Stiamo disegnando anche, lo inizieremo da poco su internet, una
una visione di queste ville utilizzando probabilmente Google, lo stiamo pensandolo adesso, in modo che chiunque, i ragazzini ormai usano il telefonino, ma anche noi, possono avvicinarsi a una villa, la cliccano e capiscono, e il cliccare racconta la storia della villa, e poi ci sarà la possibilità di anche, abbiamo già visto in alcune rappresentazioni, di ricostruire la storia virtualmente di come era la villa all'inizio e di come appare oggi ai nostri giorni, ai nostri occhi, e di come presumibilmente può apparire in un futuro come la villa reale, se verrà così come è stato progettato, realizzato interamente il progetto che c'è in corso. Ecco, questo per dare l'idea che noi come cultura stiamo investendo molto. La provincia crede che questo sia l'approccio culturale al territorio, sia l'unico modo per poter valorizzare un territorio che spesso è stato trascurato e negletto. Noi abbiamo delle splendide ville, ma la cifra delle nostre ville di edilizia non è certamente ancora conosciuta come le ville venete, il percorso delle ville venete, perché no? Perché noi non possiamo farlo. O i percorsi culturali che ci sono in Francia lungo la Loira, perché noi cosa abbiamo di meno? Perché non siamo attrattori così importanti come il Castello di Chambord? Questo è l'obiettivo che ci poniamo, e lo possiamo raggiungere solo se insieme riusciamo a costruire della qualità della vita molto migliore di quella di adesso. Noi ci proviamo, ci stiamo provando. Le aperture di questi siti che sono importanti e gli eventi che si fanno localmente sono certamente uno stimolo. Di quei 19.000 visitatori dell'anno scorso, una buona, credo un 40%, vengono non dalla provincia di Monza e Brianza. Quindi lentamente il percorso delle ville, delle ville aperte, è un percorso che attrae da tutta la Lombardia, sicuramente. E le prenotazioni attraverso internet lo dimostrano. In questo io sono particolarmente felice che in questa edizione ci sia stata finalmente inclusa anche la Basilica d'Agliate, che credo che tutti conoscono, che è certamente il romanico più importante, tra i più importanti della Lombardia, ma certamente il romanico più importante della nostra provincia, e quindi verrà aperta anche questa insieme a Villa Negra. Lì tra l'altro faremo un incontro su Romagnosi nell'ottica dei 150 anni d'Italia, e quindi il panorama degli eventi comprenderà anche giustamente la celebrazione, anche in senso critico, perché così deve essere, dell'unità d'Italia. Contemporaneamente, l'ultima cosa che volevo sottolineare è che contemporaneamente a Ville Aperte c'è la manifestazione Fa il Pieno di Cultura, che riguarda il 23, 24, 25 settembre, Fa il Pieno di Cultura coinvolge le nostre biblioteche. Ecco, anche questo è un insieme che felicemente è stato messo insieme in modo da dare una vivacità estremamente importante a tutto il territorio della provincia di Monza e Brianza. La prima visita parte appunto alle 10, l'ultima alle 18:15, poi nel corso delle settimane prossime aggiorneremo i giornalisti anche sull'andamento del sistema che il sistema di prenotazione ci consente di tenere monitorato in tempo reale, chiedendo quindi anche ai proprietari dei beni di aggiungere eventualmente delle visite guidate e anche eventualmente delle giornate di visite guidate anche oltre il 25 di settembre. Su questo ovviamente saremo più precisi con le comunicazioni stampa successive. La Villa Reale in tutto questo è stata sempre un sito molto visitato, e noi ci auguriamo che anche quest'anno lo sia, per cui ci stiamo preparando con un'attività ovviamente importante di scontistica e di possibilità di visita guidata, ma soprattutto ci stiamo preparando anche ad accogliere il visitatore con attività particolari per poter garantire degli aspetti gestionali, che come sapete la villa è stata chiusa da tanto tempo, ha delle difficoltà. Io stessa ho avuto l'onore di partecipare al progetto citato dell'architetto Carbonara,
di valorizzazione, mi sono occupata dell'aspetto museologico e museografico, e quindi è importante valutare la difficoltà quando si compie una valorizzazione e un'attività anche di promozione dei beni culturali, la difficoltà che un bene così importante, così grande, ma anche così tanto abbandonato pone. E il secondo aspetto che è stato toccato e che vorrei approfondire è quello dei visitatori. Noi abbiamo avuto la fortuna nel mese di agosto, come è stato detto, di fare tanti numeri, perché le 12.000 presenze che sono venute in un periodo ovviamente dove le città sono svuotate, le persone sono in ferie, fanno capire come l'interesse è molto forte, soprattutto come il pubblico non è solo territoriale, ma la Villa Reale e tutto il territorio fa e cattura un pubblico appassionato di arte e cultura che viene da Milano, e non solo, perché noi abbiamo avuto tantissimi visitatori stranieri, veramente tantissimi, francesi e soprattutto austriaci e svizzeri. Questo fa capire che anche il criterio di valorizzazione di un bene di un territorio passa anche verso tutti questi strumenti che la provincia ha messo in moto per far conoscere in modo più vasto possibile, soprattutto utilizzando i nuovi media, quindi utilizzando internet, che è lo strumento più veloce e che può colpire in modo più costante non solo fasce diverse di popolazione, quindi dai giovani alle persone più anziane, ma anche può colpire l'estero. Il terzo aspetto è l'aspetto della mostra. La mostra è una, la chiamiamo mostra, ma fondamentalmente è la Villa Reale, perché in questo caso contenitore e contenuto si fondono. Non si può dire che è stata fatta una mostra in villa con un altro tema, perché la regina Margherita legge in queste stanze, era la residenza che lei più amava, qui è morto Umberto, quindi c'è una storia così forte proprio che trasuda da queste mura, collegata a Margherita, che fondamentalmente noi abbiamo fatto un'opera solo di tirare fuori tutto questo patrimonio e di poterlo rendere visibile grazie all'esposizione di oggetti. Abbiamo avuto una collaborazione molto importante, per esempio dal Quirinale, e quindi voi vedrete alcune sale riallestite. Io mi fermo qui perché so che la cosa più bella poi soprattutto è vedere piuttosto che sentir parole, quindi io mi offro di accompagnarvi poi nel percorso per farvi vedere quello che anche i visitatori vedranno.